Ha visto il Festival di Sanremo? No. Perché? Non l'hai visto. Non l'ha mai visto in vita sua? Qualche volta mi è capitato di vedere qualche spezzone zappando sul televisore, ma non mi è mai interessato. La canzone che le è rimasta impressa nel corso di questi anni però c'è. È talmente antica. Quale? Ma non mi ricordo, tipo i fiori. Ma sto parlando. Grazie dei fiori. Grazie dei fiori, per esempio. No, non è così, insomma, anziano lei. Come no, certo che sono. Non le voglio chiedere l'età. Non c'è problema, 84 anni, quindi. Complimenti. Allora continui a non guardarlo se la mantiene così. Non mi è mai interessato. Io è la prima volta che lo vedo. Come la prima volta in assoluto? Di solito non lo guardo mai. E come mai quest'anno l'ha visto? Così è un periodo che sto ascoltando un po' le canzoni e mi sono interessato, è stato divertente. Ma quella che mi è piaciuta di più è quella di Noemi, penso. Me la canta? Eh? Me la canta? No, per l'amor di Dio. Non lo so, dei festival precedenti, a parte quella che proprio ha segnato la cosa è quella che non ho l'età, per la mia età. Va bene, ciao. Festival di Sanremo, l'avete visto? Pochissimo, tra una pubblicità e l'altra. Che cosa ti ha colpito di più? Ma quest'anno è più simpatico. C'è una canzone che ti è piaciuta di più? Quella di Emma? Marone? Di Emma, ma soprattutto della cantante, come si chiama? Quella matura. Elisa? No. Iva Zanicchi. Perché era molto romantica, siamo ritornati al Sanremo di una volta. Visto il Festival di Sanremo? Sì, l'ho visto e diciamo che ogni anno comunque mi piace vederlo. Qual è la canzone che ti è piaciuta di più? Allora, quella di Noemi mi è piaciuta moltissimo, ieri sera quella delle Vibrazioni. La canzone di Sanremo in assoluto che ti è piaciuta di più negli anni? Allora, mi è piaciuta molto quella di Francesca Michelin e Nessun grado di separazione. Nessuna. Perché? No, non lo so, sono tutti stili nuovi, io sono di una certa generazione, quindi non mi adatto facilmente a questi stili moderni e nuovi. Comunque qualcuno in particolare, forse Elisa, chissà. Elisa, no, vabbè, hanno deluso Gianni Morandi e Iva Zanicchi. Veramente non ricordo l'ultima volta quando l'ho visto, ma diciamo a piccoli pezzi, ma sono tanti anni che non vedo più. L'ultima canzone che le è rimasta impressa? Per eccellenza la canzone di Vasco Rossi. No. Perché? Perché non mi interessa. Ma negli anni l'avrà visto almeno una volta. L'ho visto 20 anni fa. E quindi a che canzone è rimasto? Non lo ricordo neanche. Sanremo per me ormai è finita, capito, da diverso tempo. Prima era meglio? Sì. Perché? Perché c'erano più canzoni sentimentali, più... Vabbè, io sono una classica, quindi amo i cantanti di una volta. Sì, mi sono piaciuti tutti, anche i giovani però, bisogna dare spazio ai cambiamenti. Qualche nome? Mahmood, sicuramente Mahmood è il più importante. Hai visto il Festival di Sanremo? Sì, assolutamente. Canzone che ti è piaciuta di più? D'Argento Amico, dove si balla. Mi canti un pezzetto? Dove si balla, na, 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 na. Poi non lo ricordo perché ha cantato la prima serata, però molto piaciuta.